Un anno di vaccini in Liguria, dal 27 dicembre 2020 ad oggi, somministrate quasi 3 milioni di dosi, 250.000 in AS4, uno sforzo che continua per sconfiggere il Covid. Impegniamoci tutti a sostenere, difendere e custodire la famiglia. All'Angelus il Papa punta l'attenzione sul problema dell'inverno demografico con la Santa Famiglia contro la dittatura dell'io. Al bambino di Betlemme chiediamo un cuore che accoglie e riduca lo spazio del rifiuto. L'auspicio espresso da Monsignor De Vasini nella messa di Natale in cattedrale a Chiavari. Il Natale con noi di Telepace ha accompagnato le persone durante il pomeriggio del 25 dicembre, realizzati i collegamenti con alcuni presepi del Tiguglio e dato spazio a quelli degli telespettatori. Apprezzato il reportage sui luoghi della mareggiata del 2018. A Cuba la pandemia continua a far pesare i suoi effetti e non si fermano le proteste dei giovani che chiedono un paese più aperto. Il Natale della diocesi di Santa Clara, raccontato da Don Claudio Arata. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi, ancora auguri per il Santo Natale. Parliamo di sanità. È passato un anno dalla prima somministrazione in Liguria del vaccino anti-Covid, quando il 27 dicembre 2020 Gloria Capriata, infermiera della terapia intensiva del San Martino di Genova, riceveva la prima dose di Pfizer. Da quel giorno sono state somministrate quasi 3 milioni di dosi in Liguria, 250.000 in ASL4, con il direttore generale dell'ASL4. Abbiamo fatto il punto. 365 giorni e 2.763.417 dosi somministrate sono i numeri della campagna di vaccinazione anti-Covid della Liguria. A partire da quel 27 dicembre 2020 sono stati 1.219.938 i liguri che hanno ricevuto almeno una dose, sugli oltre 1.384.000 over 12 residenti. Si è partiti dagli operatori della sanità per passare subito dopo agli ospiti delle RSA e poi aprire progressivamente a tutte le fasce di età, per arrivare in ultimo a quella dei 12-17 anni. Uno sforzo impegnativo per la sanità regionale e che anche per quanto riguarda la ASL 4 non è stato da meno, con il 90% della popolazione coperta. Con 250.000 iniezioni abbiamo vaccinato quasi il 90% della nostra popolazione, per l'esattezza 110.000 persone su 124.000 aventi diritto. Uno sforzo che non ha conosciuto soste, che ha visto uno dei momenti più intensi durante i mesi estivi, ma che adesso è ripartito con la somministrazione delle terze dosi. Nel Tiguglio in questi ultimi due mesi sono stati vaccinati il 35% delle persone che avevano già completato il primo ciclo. Resta il nodo preoccupante di chi il vaccino non lo vuole fare, circa 14.000 persone su un totale di 124.000 aventi diritto in AS4. Abbiamo 14.000 persone che non hanno fatto una prima dose e queste rappresentano la quota più pericolosa di persone suscettibili alla malattia. E circa 2.000 sono minorenni e questi però risentono del fatto della partenza in ritardo, certo in ritardo rispetto alle altre, della campagna vaccinale per loro e anche di tutti i problemi che ci sono stati in questo segmento molto particolare di età. È interessante vedere che 2.000 persone cinquantenni, 2.000 persone settantenni, 2.000 persone ottantenni sono quelle che ancora mancano. E ancora una volta confermo che la fascia di età meno aderente alla vaccinazione, quella che ha risposto meno, è quella dei sessantenni. Qui sono 3.200 le persone, quasi il doppio delle altre coorti di età. Il Papa adesso convertirsi all'io, dall'io al tu. Dio ci ha creati per camminare insieme, non per essere condottieri solitari. Così Francesco all'Angelus nella festa della Santa Famiglia. Per custodire l'armonia in famiglia ha detto: bisogna combattere la dittatura dell'io. Quando invece di dialogare ci isoliamo con il telefonino forte, l'esortazione poi a difendere la famiglia da un preoccupante inverno demografico. Il servizio di Vatican News. È un richiamo rivolto a genitori, figli, chiesa e società civile, quello rivolto da Francesco durante l'Angelus in piazza San Pietro. Impegniamoci tutti a sostenere, difendere e a custodire la famiglia. Dialogo e ascolto. L'esempio lo dà la Sacra Famiglia. Anche Gesù, infatti, è figlio di una storia familiare. Rivolta a lui, angosciata per averlo smarrito, dodicenne durante il viaggio verso Gerusalemme, Maria dice: «Tuo padre e io ti cercavamo». Non «io e tuo padre». Prima dell'io, nota il Papa, c'è il tu. L'armonia in famiglia va custodita, combattendo la dittatura dell'io. È pericoloso quando invece di ascoltarci ci rinfacciamo gli sbagli,
quando anziché avere gesti di cura per gli altri ci fissiamo nei nostri bisogni, quando invece di dialogare ci isoliamo col telefonino. È triste vedere a pranzo una famiglia, ognuno con il proprio telefonino, senza parlarci. Ognuno parla col telefonino. La Sacra Famiglia, ricorda Francesco, ci insegna che la famiglia è la storia da cui proveniamo. Gesù cresce nell'abbraccio e nelle preoccupazioni dei suoi. La persona che siamo non nasce tanto dai beni materiali di cui abbiamo usufruito, ma dall'amore che abbiamo ricevuto. La famiglia ci ricorda che Dio ci vuole insieme, grati, uniti, capaci di custodire le radici. Forse non siamo nati in una famiglia eccezionale e senza problemi, ma è la nostra storia, ognuno deve pensare, è la mia storia, sono le nostre radici. Se le tagliamo, la vita inaridisce. Dio non ci ha creati per essere condottieri solitari, ma per camminare insieme. Al termine della preghiera dell'Angelus, il Papa ha espresso preoccupazione per l'inverno demografico, definito una tragedia. Facciamo tutto il possibile per riprendere una coscienza, per vincere questo inverno demografico che va contro le nostre famiglie, contro la nostra patria, anche contro il nostro futuro. Quindi ha ricordato la sua lettera agli sposi, definendola il suo regalo per Natale, un incoraggiamento, un segno di vicinanza ed un'occasione di meditazione. Inoltre ha chiesto preghiere in vista del prossimo incontro mondiale delle famiglie. E veniamo in diocesi, torniamo sulle celebrazioni natalizie presiedute dal Vescovo Giampiero De Vasini in cattedrale a Chiavari. Nella messa della notte e in quella del giorno il Vescovo ha sottolineato l'umiltà con cui il Figlio di Dio si presenta al mondo, alla nascita e alla morte. Di qui la preghiera che il bambino di Betlemme possa donare a ciascuno un cuore che accoglie. Vediamo. Lo stile del Figlio di Dio dalla nascita alla morte è sempre lo stesso, presentarsi in punta di piedi, anzi presentarsi ai piedi degli uomini e addirittura lasciarsi mettere sotto i piedi dagli uomini. È il nucleo centrale della riflessione proposta da Monsignor De Vasini nella messa della notte di Natale nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Il Figlio di Dio è entrato nel mondo in una mangiatoia e ne è uscito sulla croce, ritenuta dagli ebrei una punizione divina riservata agli schiavi. Alla nascita, come alla morte, la corte del Figlio di Dio è stata di persone umili. I pastori, con i loro greggi alla grotta di Betlemme, i ladroni, gli schiavi, i soldati rozzi e urlanti attorno alla croce. Così, ha spiegato il Vescovo, Gesù non si presenterà come un Dio potente che schiaccia, ma come un uomo fragile che si fa prossimo a tutti. Gesù abita anche le nostre fragilità e sofferenze. Le visita, le raccoglie, le porta nel cuore. Noi non siamo soli, poiché Dio sa cosa significa essere uomo fino in fondo. Nella messa del giorno di Natale in cattedrale la riflessione di Monsignor De Vasini si è concentrata sul Vangelo di Giovanni, in particolare su due sottolineature che l'evangelista fa. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto, ma a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Giovanni ci ricorda che nel mistero gaudioso del Natale c'è un momento doloroso, un rifiuto. Quelli che hanno rifiutato e quelli che hanno accolto Gesù però non sono due categorie di persone, ha evidenziato il Vescovo. Rifiuto ed accoglienza sono due componenti del nostro cuore. Chiediamo allora al bambino di Betlemme che dilati quella parte del nostro cuore che lo accoglie e riduca sempre più quello spazio del cuore che lo rifiuta.
E come tradizione, nel pomeriggio di Natale, Telepace ha tenuto compagnia alle persone a casa con una lunga diretta condotta dagli studi di Chiavari dal direttore Don Fausto Brioni. Si è dato spazio ai collegamenti con i presepi di alcune località del Tiguglio, tante le fotografie della natività mandate dai telespettatori e si sono potute ascoltare diverse storie di speranza. Cuore della trasmissione è stato il reportage realizzato nei luoghi colpiti dalla mareggiata del 2018 per vedere cosa è stato fatto per ripristinare i danni. Dopo aver visto settimana scorsa Portofino, oggi vi proponiamo una sintesi di quello che è emerso a Santa Margherita Ligure. Partiti da Portofino, andiamo alla volta di Santa Margherita, passeremo accanto al litorale dove è stata ricostruita la strada completamente devastata durante la mareggiata. Quando nel 2018 eravamo qua, la situazione era ben diversa da quella attuale. Sì, nel fine 2018 qui sul porto era proprio l'epicentro, diciamo, dei gravi danni che ha subito la nostra città. Stiamo camminando sul molo che a metà era stato distrutto dalle onde che lo avevano attraversato da una parte all'altra, e questo era stato un po' il segno simbolico più significativo, ecco, di quel frangente meteoclimatico così distruttivo. Santa Margherita peraltro aveva subito anche altri danni a strutture pubbliche importanti. Penso alla nostra destra, prima al depuratore all'altezza di Punta Pedale e poi la SP227 nel tratto che collega la Cervara a Paraggi. Dunque tre punti focali di Santa Margherita Ligure in cui le strutture pubbliche avevano subito dei danni ingenti. Oggi noi stiamo camminando in quei medesimi luoghi, ma potremo vedere una ricostruzione che non è semplicemente il ripristino del preesistente, ma che è addirittura un miglioramento. Tutti i danni sul litorale che erano stati fatti sia nella zona interna della città che nella zona esterna della città sono stati ripristinati. Quindi Santa Margherita già da questa primavera è completamente funzionante. Uno può ripercorrere, non soltanto può frequentare le spiagge, le piazze sul mare, ma può ripercorrere anche tutta la passeggiata a mare fino a Portofino, Paraggio Portofino, senza più notare gli effetti del disastro di allora. Questo credo che sia l'elemento di massima soddisfazione, cioè se qualcuno arriva oggi a Santa Margherita e non sa della mareggiata 2018, non ha motivo di accorgersene. Anzi, per l'appunto, non abbiamo soltanto ripristinato, abbiamo cercato anche di apporre dei miglioramenti. Sono stati tre anni molto impegnativi da tanti punti di vista, ma abbiamo saputo dimostrare come essere uniti per risolvere i problemi porta poi ad avere anche dei risultati che magari all'inizio uno può non prevedere o neppure sperare. Però credo che tutti hanno saputo non cedere all'avvilimento, ma saper darle il loro contributo. E questo forse è l'insegnamento più importante che possiamo trarre. Restiamo a Santa Margherita Ligure con una notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com, perché il Comune sta per attivare un nuovo servizio dedicato al riconoscimento legale delle persone per il successivo ottenimento dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale necessario per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Per usufruire di questo servizio sarà operativo agli sportelli anagrafe e il protocollo sarà necessario prenotare un appuntamento telefonico. I numeri li troviamo appunto sulla notizia pubblicata sul sito. Gli operatori ogni mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 assisteranno le persone interessate in tutti i passaggi per l'ottenimento delle credenziali con le quali sarà possibile creare la propria identità digitale. E torniamo a parlare del Natale. La pandemia continua a far pesare i suoi effetti a Cuba, dove ha trascorso il suo quinto Natale Don Claudio Arata, sacerdote Fidei Donum della diocesi di Chiavari. L'isola sta ancora facendo i conti con una crisi economica che ha anche portato in piazza tanti giovani alcuni mesi fa. Don Claudio è stato raggiunto al telefono da Maurizio Garrefa. Sentiamo. Ci eravamo lasciati nel 2020, che la situazione non era rosea. Il 2021, Don Claudio, com'è andato invece? Un caro saluto a tutti voi dalla missione cubana, da Santo Domingo e Manacas. Come dicevi, già il Natale dello scorso anno era stato un Natale difficile, impegnativo, però quello di quest'anno ancora di più, a causa sempre della pandemia, soprattutto nel periodo estivo ci sono stati tantissimi contagiati e morti in tutto il paese, le chiusure per contenere il contagio, la crisi del turismo e le crisi economica, sociale e politica. Tutto il mondo ha potuto vedere in diretta quello che è successo l'11 di luglio, con tanti giovani soprattutto che sono scesi in strada, nelle piazze, in tante città del paese per
manifestare, protestare per chiedere cambiamenti veri, duraturi, profondi. Quest'anno c'è stato un cambio per la missione di Genova, è arrivato Don Paolo Benvenuto. Allora ti chiedo come state e come vi state preparando, insomma, a questo Natale. Io e Don Paolo Benvenuto di Genova stiamo bene, ci stiamo preparando a celebrare il Natale accogliendo quei due messaggi del Natale, della nascita di Gesù, il messaggio della vita. Abbiamo bisogno di riscoprire la vita come un dono, un regalo grande. E il secondo messaggio è quello che il Natale ci dà, ci restituisce, una buona notizia. Abbiamo bisogno di rieducarci al termine di un anno dove abbiamo ascoltato tante brutte notizie, educarci ad ascoltare, perché ci fa bene la nostra vita, fa bene la nostra fede, riascoltare buone notizie e anche condividere, comunicare tra di noi buone notizie, notizie di vita, notizie di speranza, di amore. Torniamo a Chiavari perché nel pomeriggio di Santo Stefano la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto ha ospitato un altro momento solenne, il concerto di Natale animato dalle voci soliste e dai musicisti dell'orchestra La Superba e dal Gounod Chorus. Nell'introduzione e l'esecuzione il direttore dell'ufficio liturgico diocesano Don Andrea Buffoli ha sottolineato la profondità dei brani proposti dal programma del concerto, riferiti ad autori che nel corso della storia hanno scritto pagine artistiche di grandiosa bellezza, a partire dal maestro Giovanni Battista Campodonico, a Cesar Franke, a Wolfgang Amadeus Mozart, persone, ha sottolineato Don Buffoli, che hanno incontrato la bellezza e l'hanno resa concreta con la musica, che è una delle forme più grandi di bellezza. Nel corso del concerto c'è stato spazio per il ricordo del compianto sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, presente il 2 luglio scorso in cattedrale all'esecuzione delle rondini della Madonna. Al termine dell'esecuzione la vedova di Di Capo ha preso la parola per ringraziare gli organizzatori e gli esecutori dell'opera. Il saluto finale è stato pronunciato poi dal vescovo Monsignor Giampio De Vasini. Il concerto verrà riproposto questa sera su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle ore 21. Ora la linea va alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi e ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Il secolo XIX titola Covid, Italia a rischio paralisi, Liguria disdette per il Cenone, e gli esperti prevedono 100.000 casi al giorno a gennaio e l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti dice basta quarantene per i contatti dei positivi, senza nuove regole il paese si bloccherà. FFB2 obbligatoria in alcuni luoghi, quanto costa e come si indossa? E poi il commento di Eugenia Tognotti, la ventilazione è un'arma in più contro il virus, l'armamentario messo in campo in questi 2 anni contro il Covid-19, compresi i vaccini, sta deludendo le speranze di uscire dal tunnel pandemico. E qua siamo invece in orbita con il telescopio Webb che cerca la vita nell'universo. Invece si parla di corsa al Colle, Bossi al Colle, né Draghi né Berlusconi, vincerà Casini, che forse è anche un modo per bruciare questo nome. Il senatore fondatore della Lega parla appunto delle prossime elezioni per il Quirinale. Poi un grande lutto che ha colpito il mondo, addio a Desmond Tutu, l'arcivescovo contro l'apartheid del Sudafrica. E ancora nel nostro territorio autostrade, dal 1 gennaio stop all'esenzione in Liguria, congelata per ora l'ipotesi di rincari. Sestri Levante, cooperativa degli agricoltori sestresi, assume 13 ex studenti dell'agrario marsano. E poi ancora dal secolo XIX la stretta di Natale svuota i ristoranti, clienti al minimo e pioggia di disdette, titolari preoccupati in Riviera anche in vista del Capodanno, presenze ridotte all'osso, così non era mai accaduto. E a Santa Margherita entra anche in campo l'ordinanza antimovida per il decoro urbano. Andiamo invece nel Tiguglio, l'intervista al presidente dell'associazione degli imprenditori, degli industriali, imprese, non si torna al pre-pandemia, la sfida è costruire un nuovo modello, parla appunto il presidente di Tiguglio, di Confindustria Genova Durante, che tira le somme del 2021 e riflette sulle mete future. Adesso andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti con Cristina Onetto.
Grazie Andrea, saluto a tutti i telespettatori. Abbiamo alcuni aggiornamenti di cronaca. Innanzitutto un tamponamento che si è verificato nella mattinata in corso Risorgimento a San Salvatore di Cogorno. Due auto si sono tamponate. Sul posto sono giunti i medici dell'automedica 118, ma non ci sono stati particolari interventi dal punto di vista sanitario. Il dato significativo invece è che l'auto che ha tamponato un altro mezzo è poi scappata, si è data alla fuga. Ci trasferiamo adesso a Sestri Levante, dove grazie al sistema di videosorveglianza che è attivo sul territorio sestese è stato possibile recuperare e restituire ai legittimi proprietari due somme ingenti di denaro. Stiamo parlando di due episodi avvenuti in due date differenti. Il primo risale al 19 dicembre scorso, quando in via Fabbrica un passante ha ritrovato una busta con all'interno 550 euro. La somma è stata consegnata alla polizia stradale, che a sua volta l'ha consegnata alla polizia municipale. La polizia municipale sestrese, attraverso le immagini dell'impianto di videosorveglianza, è riuscita a risalire al legittimo proprietario. Un episodio analogo è accaduto il 23 dicembre nella stessa zona. Anche in questo caso era stata smarrita una somma significativa all'interno di una busta senza alcuna indicazione, erano contenute 690 euro. In questo caso la busta è stata recuperata da un passante, è stata consegnata direttamente agli agenti della polizia municipale, i quali attraverso sempre le immagini hanno ritrovato il proprietario. Dalla redazione al momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ed è tutto anche per questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna questa sera a 19.15, continua però sul nostro sito teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.